È stato un incontro con l'assessore Laura Romola, direi un appassionato di ciclismo e dove c'è passione c'è la Trevalli. Quindi con il presidente Antonelli, il sindaco Antonelli, abbiamo deciso di fare partire questa corsa ad Augusto con Luca Spada dalla sede di Luca Spada, Eolo, grande sponsor ma grande appassionato di ciclismo. Quindi il connubio per la partenza di Augusto è il cuore dell'industria che ci sono come UPA, che è sempre stata vicino alla Trevalli Varesina, e della passione degli amministratori. Ecco, quello che la nostra società ricerca è anche l'entusiasmo per poter organizzare qualcosa. Quest'anno ci sarà il centenario, noi cercheremo di dare come sempre il nostro meglio per ottenere un ottimo risultato in questi 100 anni di storia della vita. Il centenario della Trevalli, ma anche la ripresa dopo che l'anno scorso si è corsa un'edizione particolare, diciamo. Esatto, due volte si è fermata la Trevalli Varesina, si è fermata durante il periodo di guerra, si è fermata parzialmente l'anno scorso con il trittico della regione Lombardia, non si chiamava Trevalli Varesine, ma il nostro cuore era lì in corsa anche l'anno scorso. Quindi è una rinascita sicura, sperando con ottimismo di guardare il futuro con quella gioia negli occhi di vedere tanta gente sulle strade e la passione che ci coinvolge.